Yes, I love you. Volevo dire che la mia situazione si è creata per una difformità mentale avuta nell'infanzia, non nell'infanzia, nell'adolescenza. Ho avuto una difformità mentale in quanto io volevo insomma andare con le ragazze, però non ci riuscivo. E così ho avuto questa deformità mentale. Così. Adesso pago a caro prezzo questa, che poi è una deformità, nel senso che avevo paura, ecco. Avevo paura, ma devo dire la verità, io quando mi specchiavo non mi riconoscevo. Così mi sono venute tante paure. Il fatto è che io mi specchiavo spesso. Se io non avevo uno specchio, io quest'ora ero un uomo diverso,
una posizione sociale, affettiva e anche di padre, penso. Ecco, tutto qui.